Concorso di bellezza. Ho letto che i romani hanno per primi riportato per iscritto le ricette della bellezza femminile, che si trovano fra l'altro nell'Ars Ornabis di Plinio, 27-29 d.C., e nell'Ars Amandi di Ovidio, che nel terzo libro elenca tutti i difetti del viso e del corpo e i relativi rimedi. Grandi e esperte di maquillage furono le donne bizantine, che unirono all'esperienza romana un gusto tipicamente orientale. Anch'esse amavano schiarirsi il viso e ingrandirsi gli occhi con il kajal o kohl, una polvere usata per scurire le palpebre e delineare il contorno degli occhi tramite un apposito bastoncino di feltro. Per rendere lo sguardo ancora più intenso, si depilavano e si ridisegnavano le sopracciglia, messe in evidenza da eleganti parrucche. L'imperatrice Zoe, 975 circa, 1055 circa, a 50 anni, sembra che ne avesse solo 30. Tra i segreti di Zoe vi erano fumigazioni e impacchi caldi di mirra che, oltre a profumare, ammorbidivano la pelle e stiravano le rughe, maschere di frutta fresca, olio di oliva, grasso di montone e farina, uniti all'attenzione tenace di non esporre mai direttamente ai raggi del sole le mani e il viso. L'importanza della bellezza divenne tale che, per scegliere una regina, venivano condotte al palazzo le fanciulle più belle. Tra queste, solo la più attraente poteva aspirare ai regi sponsali. I bizantini avevano così inventato i concorsi di bellezza. Perché la storia ha dato importanza solo alla parte estetica della donna? Commento. Perché grazie a questa secolare minorità, chi adesso si incarna come donna, e questo accade non a caso nei paesi più sviluppati, è pronta per comandare anch'essa la società.